emozionarsi. Valeria, noi ti abbiamo vista... Occhi lucidi ed emozione che sgorga dal cuore, un trasporto intenso, frutto di un racconto, quello riportato tra le pagine del suo primo lavoro, che l'ha rapita nel profondo per il semplice fatto che è tratto da una storia vera, che in parte è proprio la sua e che trae origine da quel giorno di un solstizio d'estate che all'interno di un pronto soccorso la sua vita sta per cambiare. La giornalista Valeria Coi presenta con orgoglio il suo libro d'esordio, La seconda volta che sono nata, ed eccola lì al tavolo dei relatori presso l'Open Space di Palazzo Canapa di Lecce, che è circondata da colleghe amiche, Isabel Tramacere, Francesca Mele e l'editrice Antonietta Fulvio, che sembrano darle la forza necessaria per passare dall'altra parte, trasformandosi per la prima volta da intervistatrice a intervistata. Seppur così giovane, la sua lunga esperienza professionale l'ha resa la donna che è, quella che traspare anche nella figura di Marta, protagonista del racconto, donna semplice che crede fortemente nell'amore, anche quando questo si trasforma nel suo nemico più accanito e le regala solo tormenti e delusioni. Si lascia trasportare la giovane Marta dagli eventi che sembrano travolgerla e la trasformano in una comparsa nella sua stessa esistenza. Poi arriva quel giorno, dopo un malore si ritrova all'interno di un pronto soccorso in attesa del responso di un attacco cerebrale. È qui che Marta comprende di trovarsi a un passo dalla morte ed ecco che il suo animo si ridesta da un lungo letargo e scalcia per riprendere in mano quella vita unica e irripetibile, per riabbracciare forte per sempre come fosse la prima volta i suoi figli, le sue gioie più grandi, per ritornare a vivere da protagonista tenendosi ben salda quella fede che non l'ha mai lasciata sola. La scelta del nome Marta, dice proprio la Coi durante la presentazione del libro, non proprio casuale, ma prende spunto dalla Marta di Betania, raccontata nella Bibbia, che insieme alla sorella Maria accoglie in casa Gesù e mentre la prima si occupa delle faccende domestiche per non sfigurare al cospetto del Messia, l'altra si siede ad ascoltare la parola del Cristo. Lamentatasi di ciò, è lo stesso Salvatore delle genti a rimproverarla, ridestandola dal torpore delle futilità, quando le dice: Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Un insegnamento che anima il romanzo della Coi, che attraverso la sua Marta esorcizza un passato certamente difficile, ma che le ha permesso di diventare quella che è: una giornalista, ideatrice di format televisivi ed oggi anche scrittrice, ma soprattutto una donna e madre straordinaria, di Marcello Emanuele ed Edoardo Carol. Il suo libro è dedicato a tutte le donne, dice la Coi, che hanno conosciuto la violenza, quella fisica come quella psicologica, e il disagio, la solitudine, la paura della morte, ma anche la forza della fede, delle proprie radici, della speranza. Ma è anche un libro per gli uomini che leggendolo possono riflettere su quanto i loro gesti e le loro parole possono tracciare dei solchi in una donna innamorata, nel bene e nel male.